Allora, prima che inizio il video vi faccio un veloce riassunto di questa parte, diciamo, questo puzzle che dobbiamo fare. Dobbiamo prendere la chiave, però quando prendiamo la chiave, quei meccanismi si attivano e ci trucidano e quindi ci ho speso mezz'ora. Ciao. E quindi bentornati. Bentornati su... che episodio è? Ok, bentornati su... no, è il settimo? Wow, ne abbiamo fatti tanti. Settimo episodio di questa serie stupenda che state seguendo abbastanza, non tanto, ma vabbè, non c'è problema, tanto i video ce li ricarichiamo noi. Vabbè, comunque, settimo episodio, ma è il terzo nel gioco. Sì, credo di sì, l'altra volta era la fine, il finale del secondo capitolo. Perché non riesco a capire. Perché su Resident Evil Revelations 2 c'è sto problema, no? Che cioè il gioco è diviso in episodi, che sono 4. Quindi è difficile farvi capire dove finisce l'episodio del gioco e dove inizia o slash finisce l'episodio mio del video. Quindi ecco. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare cose. Dobbiamo prendere quella cosa che sta dentro quel coso. Cioè, no, si è capito più o meno quello che dobbiamo fare. Qui tanto non c'è nulla. Intanto stiamo calpestando del sangue, però. Ecco. Vabbè. Tanto è sanguisuino in teoria. Si spera. Allora, girovaghiamo. Qui c'era una cosa spruccicosa. Ok. 100 punti bonus. Io non ve l'ho spiegato mai, ma i punti bonus a fine degli episodi, altri 3 punti bonus, ti danno la possibilità di potenziare i tuoi personaggi. Personaggi ovviamente della storia. Ok, e dopo circa 60 anni ho capito che dovevo premere questo coso. E teoricamente, da quello che suppongo, dobbiamo fermare quel pezzo di maiale, quel gran maialone, dobbiamo fermarlo lì e poi trucidarlo male, sparandogli dopo col fucilotto a pompa. Boh, non lo so, dobbiamo farlo cadere. Non c'era nessun altro bottone, quindi penso che. Ecco, tipo adesso, no? Io avrei dovuto sparargli, solo che non sta sopra il macchinario, ma sta 20 metri avanti. E non funziona. Che cacatacrebbe. Ma noi maiale non lo spreghiamo, no? Maiale. Maiale non si spreca, come dice. E poi te lo giochi. Un maiale non si sprega. Mi aspettavo che arrivi il maiale proprio sopra la macchinetta. Oh, madonna. Un giro peccato. Mo ci proviamo. Ah, quanto è vita la durata del macellà. Ok. Dobbiamo prospettiva. No. Ma il bello è che, cioè, puoi anche tirarlo giù e tirarlo su in 3 secondi, ma tanto quel coso farà 20 metri. Cioè, ma dico io. Oddio, forse cade dentro. Non sta dentro, ma vabbè, non rischiamo. Questo però, vabbè, questo è più vicino. Dai, questo cade. Ah, se allora la parte più pesante cadrebbe. Cioè, quel coso è fatto in un modo, no? Che avendoci la parte più pesante verso destra, dovrebbe cadere verso destra e quindi cadrebbe dentro al cesto. Purifichiamo. Come, scusa? Maiale che vola! Guardalo! Dai, ci voglio credere. Oddio, aspetta. Sì, cioè, sta lievitando perché è normale. Non sta, cioè, non è appoggiato a niente. Lievita. Non crederò alle tue parole. No, anzi, crederò alle tue parole soltanto se i maiali voleranno. E quindi inizierete. Non fate promesse di questo genere perché, a quanto pare, dopo dovrete mantenerle. Oh, ma il maiale dopo ci sta. Non è che abbiamo sprecato l'unico. Ok.
Pensavo avessi sprecato l'unica occasione che avevamo. Ok, si è fermato insieme al suo amichetto, però dovrebbe stare molto più indietro. Dovrebbe cadere nel cesto, nel ciesto. E difatti, e questo è andato bene. Vediamo un po' se abbiamo fatto. Dobbiamo aggiungere più sangue. Cristo, quella donna è malata. Ok, aggiungiamo più sangue. Tanto questo non cadrà mai. Maiali che volano. Non lo so fare il maiale. Non lo so fa. Per me sta venendo la tosse, perfetto. Allora. Dai, che questo ce la facciamo. Tiè, boom, fine. Dai, sta dentro. Forse sta leggermente fuori, ma come ho detto prima, la parte più pesante. No, qui però la parte più pesante sta avanti. Boh, vediamo. Tanto ricarichiamo. No, aspetta. Vola anche lui! Maiali che volano, maiali che volano, maiali, 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 maiali! Ok, basta. Tanto nessuno guarderà sto video, quindi voglio dire, i miei deliri non sono un problema. Però ho necessità di sbadigliare. Sto cercando di non farlo. Io spero tanto che i due maiali buggati non mi bloccano più il co. Io questi errori non li vedevo più dai tempi Elite Big Planet. E per di più gli errori non c'erano, ce li andavamo a creare noi giocatori. Stupendo, raga. Raga, questa è poesia del videogioco. È poesia. Seriamente, è poesia. No, sto concentrato perché c'ho pure che se mette a volare pure sto maiale, sai. Sarebbe uno spreco. Ok, questo è andato. Serve ancora di più. Sì. Chissà quanto maiale ci hanno. E soprattutto. Ok, ho sbagliato. E soprattutto quanto maiale, che ne so, ci avevano pronto al macello. Non lo so, voglio dire. Cioè starà minimo un anno che l'isola è messa in questa condizione, ma prima di tutto il maiale è in ottime condizioni. E poi erano tutti appiccati, quindi boh, vabbè. Dai, che questa è la volta buona e la finiamo qua. C'è rimasto. Ok, ci abbiamo tutti i colpi del mondo. A parte che da questa distanza, voglio dire, è più facile. Più facile azzeccacce che sbagliare praticamente. Azzeccacce, nuovo termine. Allora, l'ultimo maiale. L'ultimo dei maiali, il nuovo film di Steven Spielberg. L'ultimo dei maiali. E l'ultimo dei maiali ovviamente non poteva essere una cosa facile da un tocco e basta. No, dobbiamo perderci un anno. Perfetto. Ma arriva? Ok. E se ce la facciamo, raga, vi saluto. Ma se non ce la faccio, vi saluto uguale. Quindi un ciao preventivo nel caso non avessi la possibilità di farlo. Sai, l'emozione di vedere un maiale che cade, ed avere le munizioni scariche, dover cambiare arma e vedere un maiale che cade. Ah! L'emozione. Ti è beccato pure sto filmatino. Repi... Re... Eh?